Se sai far bene la spesa, il miglior ristorante del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata? Quattro prove: manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, salve pubblico. Calorosissimo come sempre, ambiente caloroso questo. Giuria calorosa, Fiammetta Padda, giornalista aerogastronomica, critica, esperta di musica, di arte, di tutto. Sa tutto, Fiammetta. Riccardo Rossi, attore. Che cravattina oggi. American Gigolo. Sì, ciao. Questa è quella piacerebbe. Che c'è Ricciardini nel cassetto quando si veste la sera, me l'ha regalata proprio Richard. Rich. Se okay. Guardi bene. Chiara Masi. Chiara Masi. Food blogger. Eleganza oggi, ragazzi. Entrambe da Reggio Calabria, entrambe nello stesso nucleo familiare, caro Riccardo. Ah. Suocera no, e nuora. No! Sì? Ma scusa, sta Nicoletta. Puntata la voglio condurre io. Nicoletta è domiziana. Non litigate, eh? No. Non litigate perché no, qua ci divertiamo. Devo provare la tua melanzana, tra l'altro. Allora, prima di darvi dei punti, prima di partire con la sfida vera, c'è da fare una pre-sfida. Chi la vince sceglie l'argomento della prova successiva. Quindi impegnatevi. Manualità. Cialde di parmigiano. Si vedono spesso, fatte a cestino. Noi ci interessa vederla omogenea, croccante, più sottile possibile. Pronte? 3 minuti, via! Dunque, io vorrei sapere una cosa, cioè, la signora era la madre del... cioè, la madre... No. ...del figlio che si è sposato alla signorina? Sì, sì. Questo vuol dire? Esatto, sì. Cioè, quindi c'è stato un passaggio di testimone? Della melanzana? No, del ragazzo, del fidanzato, sì, dell'uomo. Anche delle ricette. Ma dov'è? Allora, non me le distrarre ora che è la prova... critica. Poi dopo ci racconteranno tutto, anche perché so che c'è un fidanzamento lampo, devo capire. Mi sembra tutto evidente a me. In che senso ti sembra? Vabbè, ci siamo capiti. Ricordiamo che Riccardo Rossi è ancora single. Come Simone Ruggiati. Sì. Un giorno io vorrei sapere, Simone. Abbiamo capito, club dei cuori infrangibili. Esatto, però non vuole. Noi usiamo il mezzo anche per lanciare una promozione. Tu devi sapere che io sono vengo. Evitate, ragazze, evitate. Non vi preoccupate. Invece io piaccio molto alle future suocere, sono il genere ideale. Sì, perché io piaccio molto alla mamma della ragazza in questione. Allora, facciamo così, Fiammetta. Fiammetta, sei la mamma, di Chiara, esatto. Corteggia Chiara chiedendo la mano a Fiammetta. No, evitiamo. No, con Fiammetta ci metterei un attimo. Dico. Ma sarebbe tutto farei un nuoro ideale. Sì, il genere ideale. Il genere ideale. Signora Fatta. Più che genere, sei un nuoro. Ora capisco perché sono impazzito per sua figlia. Vedendo, guardandola. Oh, carino. Vedi? No, questo carino. Si chiama para. No, sì. No. Vabbè. Bene. C'è poco da dire, l'importante è padella antiaderente, senza graffio, altrimenti nel graffio si attacca. Potete mettere il formaggio grattugiato, meglio se grattugiato fresco, anche a freddo. Mettere la padella sul fuoco, non troppo alto, così l'umidità evapora, la cialdina, oltre a sciogliersi, perde anche proprio questa umidità che la rende croccantissima. Si rovescia su un piano di acciaio, di marmo, sul tagliere, e poi se volete dargli la forma, subito quando è calda, la mettete sopra una cocotte rovesciata e ottenete il classico cestino. Oppure la tagliate, sempre quando è calda. Allora, qua si sta concentratissimo, cioè, qua c'è anche secondo me una sfida nella sfida, una scommessa. Oh. Fai il bravo? Sì. 30 secondi. Ma oh, il fuoco. Figlio. E marito, che ha detto di questa sfida? No, contentissimo. Era contentissimo, sì. San Giorno da vanno solo. Tutte. Questo è proprio come il piatto che ho messo lì, eh. Bene, bene, stiamo già impiattando anche perché il tempo è appena scaduto. Ops. Su, Nico. Ce la facciamo? Non lo so.
spegniamo la padella così sì. si raffredda un po' e poi facciamo un'operazione tipo... Il piatto. Vai. Fai una cosa, rovesciala sul tagliere. Sì. Colpo secco. Dai, dai, la mettiamo così, tanto questi non sono punti. Sì. Fidati di me. Penso allargamolo un po'. Ah. Mi sa che... Che la nuora... Mi sa che la nuora qua, l'allieva supera il maestro qui. Beh, quella è molto più bella. Secondo me questa, poi fate come volete. Fatemi il nome. Io preferisco questa. Noi preferiamo questa. Sì. Vabbè. Okay. Hai vinto, Domiziana. Cacio e pepe o ragù di verdure? Ragù di verdure. Siamo più leggeri. Mm. Basta formaggio. E ragù di verdure è l'ingrediente per la prova di abilità. Allora, ragù di verdure. Vedo già due pentole che bollano, quindi immagino pasta per entrambe. 30 secondi di tempo per prendere tutti gli ingredienti nella vostra dispensa. Se siete bravi e non vi dimenticate niente, questo campanello lo utilizzate dopo per chiedere il mio aiuto, soltanto una volta. Pronte? Via! Vediamo un po'. Qua tiriamo fuori verdure, appunto, pomodori. E poi ti aiuto con la tenda. Che pasta ci fa? Anduia, carote. Zucca, carote e un tagliolino, una tagliatella rossa. Mentre qua abbiamo... Grazie. Anche qua carote, sale, pepe, verdure miste. Che pasta fai? Mezza penna. Mezza penna. Questo cos'è? Stop al tempo. Cos'è questo? Tè verde. Tè verde? Mm. Signorine, 10 minuti da adesso. Via. Allora, vi sposto un po' di ingredienti. Che ci fai, Nicoletta? Prima metto l'olio. Titolo della ricetta. Ragù di verdure. Mm. Ragù di verdure. Ragù di verdure. Punto. Buonissimo. E questo era il tema. Però nel ragù ci va anche un bel pezzo d'anduia piccante. Sì, alla fine. Mm. Bella, bella, bella. La pasta rossa, cos'è il peperoncino? Sì, il peperoncino. Ah! Portate. La svegliamo la nostra giuria. Va ce lo bene. Vedresti? Tu hai un figlio maschio e una figlia femmina, no? Sì, più grande. Figlio maschio. Aveva un figlio maschio. E adesso? Figlio maschio. Poi se l'hai preso Domiziana. Sì. Ok. La femmina è single? No, no, è sposata. È sposata. No, sono nonna di una nipotina, Giulia. Ah, Giulia. Perché c'è Riccardo che... Che? Okay. Voleva mettere a posto. No, voleva sistemare. No, no. Come no? No, tutto ok. No. Ce lo vedete come... Come genero? Io sono convinto che la signora cucina molto bene. Stai cambiando discorso. Ce lo vede come genero... Ideale? Visto che ha detto che piace molto... Coletta. Dimmi. Ce lo vedi come... Ah, ok, era una non risposta per dire tutto. Allora, parliamo di età. La mia figliola non è... Lui penso che... Più grande, no? Se diciamo... Riccardo Rossi all'angolo sinistro del ring. Senti, ti dico una cosa. In inglese si chiama jagged edge, che vuol dire lama dal bordo dentellato. Siamo lì sopra, quindi cambia argomento, cambia coltello, prendi una paletta e parliamo con Madame. Che cucina lo a tuo marito? Lo hai toccato veramente nel fondo. Allora, cambiamo argomento. Sì. Uno come Riccardo te lo sposeresti come carattere. Ma che gli frega a lei? Sì, è simpatico, perché ti è? Te li fai. Bisogna farle ridere, si sta sai. Soltanto giocando. Te li fai solo magnà. Non rispondi? Bene di no. Allora, dimmi. Che ci fai di ricetta qua? Io sempre ragù di verdure. Sì, era il tema. Faccio un po' di pulizia. Però al tè verde. Al tè verde? Sfumato al tè verde. E l'ho inventata, a me piace sperimentare. Ok, e cosa sperimenti al tuo maritino? Io adoro i dolci, lui li odia. Ah, e qui non è d'accordo, bene. E quindi faccio i dolci per tutti gli altri comunque. Ok, tu stai già scaldando la padella che ti servirà? Sì, no, l'ho levata perché devo tagliare un attimino le verdure. Senti, mi spieghi questa cosa del fidanzamento lampo che non l'ho capita? Sì, è stato un amore lampo, a prima vista. Dimmi come vi siete conosciuti. Avevamo un amico in comune. Io uscivo con questo amico
sempre in amicizia però, e mi ha presentato lui. No, no, veramente. Mi ha presentato lui e niente, ci siamo innamorati dopo, ci siamo frequentati 2 mesi e mezzo e poi abbiamo preparato il matrimonio. Dopo 2 mesi e mezzo? No, dopo 4 ci siamo sposati però. Ah beh, 4, una vita. Quando uno prende la decisione dopo 2 mesi e mezzo... Oddio, già un mese a volte può essere lungo. Appunto. Adesso siete sposati da quanto? 3 anni. Con la sua sera tutto a posto, sono sì, d'accordo. Sì, viviamo in paesi diversi. Ah, ok. Eccola, ecco. Bene. Riccardo, ti sei perso un particolare. Come? Vabbè. Allora, Nicoletta. Dalle verdure che tu so che fai molto bene, come le melanzane, sì. Cioè il tuo orto anche, vero? Sì. Faccio la parmigiana, sono... Sei specializzata nella parmigiana. Parmigiana come la facciamo noi calabresi. Nicoletta. Dimmi. Ma vai d'accordo? No, no, vai d'accordo. Guarda, devo, cioè in effetti Domiziana, cioè, ci siamo trovati bene, ma poi io sono... voglio essere una suocera molto discreta, non invadente. Ecco, brava. Li lascio vivere. Facciamo un appello a tutte le future suocere. Devono... Cioè, penso che così non si creano malcontenti. Ma ti vengono a trovare un po' ogni tanto a mangiare la parmigiana? No, no, vengono. Loro abitano a Palmi, io abito a Villa San Giovanni. Okay. Vengono il sabato e la domenica. E che gli fai? C'è il allora, piatto di classico solito, del sabato e il piatto classico della domenica? Sì, allora vabbè, il solito sugo, polpette, salsiccia, perché a Filippo piace molto. Ma lo trova dimagrito? No, 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 no. No. Devo dire che Domiziana... Ingrassato? L'ha aiutato in tutti i sensi, nel senso lo sa capire perché è un ragazzo... un pochino, diciamo, movimentato, ecco. Però che segno è lui? Domiziana... Tuo figlio. Di maggio... Gemelli? Anch'io. Ecco. Quando hai detto movimentato ho capito subito, guarda. Poi nel senso molto affettuoso, buono, generoso, altruista. Che giorno? Un po' esuberante da, no, da ragazzino. Ancora un po' del figlio. Attenzione, però attenzione. Domiziana l'ha aiutato a trovare la sua giusta dimensione. Sì. C'è uno scoop. Ecco. Diciamo. Che giorno è nato? No, come? 24 maggio. 24 maggio. Che giorno sono nato? 24 maggio. Te l'ho detto. È un po' movimentato, sì, ragazzo. È il giorno. Però vabbè, che... ma adesso no, beh, da ragazzino. Si è calmato molto adesso. Ma... col matrimonio si è calmato sì, molto. Ma perché era solare, era molto. Piano piano si è spento col matrimonio. Era tanto allegro quel ragazzo, poi non lo so che è successo. Non vorrei minacciare. No, va bene, però continua ad essere anche allegro perché nella famiglia di Domiziana sono lei sola e femmina con tutti i fratelli maschi che vanno molto d'accordo tra di loro, quindi vivono... E quindi tutto sommato, sto sabato e domenica, lo tiriamo un po' su. No, 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 vabbè, no, ma no, Domiziana no. Devo dire non vorrei che... interrompere il colloquio, no, bravo. Ci mancherebbe, Simo. No, è che mi serve un attimo una pausa tecnica. Solo un attimo. Sì. Poi vi rilascio parlare. Sì. Allora, un bel mixer, grande, anzi un cutter. Mettete tutte le verdure a crudo. Sedano, carota, cipollotto fresco, una rapa bianca se possibile, delle zucchine e anche del peperone. Frullate tutto con un po' di lardo di colonnata. Verrà una sorta di pasta di verdure crude, un pesto a freddo. Con un pochino di olio anche. Mettete tutto in un fondo di una padella antiaderente con l'olio e fate cuocere proprio come se fosse una crema, aggiungendo un pochino di acqua di cottura della pasta dopo 2-3 minuti che il tutto si è arrosolato. Alla fine ci è saltata una pasta fresca, tipo un maltagliato, e terminate con un pesto di basilico, quindi sale grosso, olio, pinoli e basilico senza aglio. La chiamo sul cancelletto dell'orto. Facile facile, da web. Allora, visto che siamo nati lo stesso giorno, avremo anche gli stessi gusti, ci piace il piccante, tu stai facendo bollire questa, questa tagliatella, io sono curioso, l'assaggio, quanto, per capire anche quanto... Dimmi. Tempo. Il tempo te lo do io, manca un minuto e 40 secondi. La pasta penso che sia buona. La pasta dovrebbe essere cotta, vedere la consistenza, ma mi sembra che ci sia anche abbondante di peperoncino questa pasta. Quindi in due ne metterò poco. È pronta, eh? È pronta. È pronta, sì. La scoliamo? Assaggio anche la tua, vai. Grazie. Allora, di la tagliatella, non è tanto piccante. Pronta anche questa. Un minuto e mezzo. Si spadella?
L'anduia l'hai già messa? Nico? Sì, no. Sì, no, la vedo intatta. Sì, ora la metto. La parte. Mettiamo ora? Ti faccio pulizia io, eh? Perché noi gemelli nati il 24 siamo precisi, educati. Vedo che conosci il genere. Io volevo qualche informazione sul tè verde, sul perché. Ah già. Ecco, questo tè verde è interessante. Hai ragione, perché è aromatico. Questo mi interessa. Perché è aromatico in ogni caso. E con le verdure sta benissimo. Ha un tocco di... L'hai usato per sfumare il ragù? Sì. Ok. Vogliamo dire che è una cosa abbastanza insolita, che fa parte della cucina contemporanea. Sì. Perché tra poco non avremo più brodi di carne, ma varianti di tè. Perché ci sono infiniti sapori. Vabbè, ma è anche bello, no? Come no? Certo. Sperimentare certo. Così. Leggerezza estrema. Non voglio disturbarvi, ma vi ricordo che fra 10 secondi mi serve il piatto. Andiamo. Quindi pensate anche al piatto stesso. Sì. Stop. Dobbiamo preparare. Nicoletta, devi impiattare. Sì. Sto facendo questo tè verde. Freddo, buono. Il rischio di entrare nella cucina degli altri. È andata molto bene. Sempre i coltelli con la punta sotto il tagliere. Così non ci si fa male. Nico! Sto preparando. Non mi rompe le scatole. Posso? No! No, vabbè, fate voi, dai! Ma sì, tanto ci vanno un quarto d'ora. Divento cattivo? Sì. Divento cattivo? Ok, sì. Ora sì. Non mi riesce, perché noi gemelli siamo anche buoni. Le verdurine. Basta. Lo so, ma... Lo so. C'è un tempo da rispettare. Non c'è pecoraus, cose pecorine. Non c'è pecoraus. Prima va bene. Il piatto di Nicoletta. Tagliatella al peperoncino, non è così piccante, tranquilli. Però dopo che ha messo l'anduia nel ragù di carciofi, melanzane, pomodorini, carote, eccetera, 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 non lo so. Quindi, attenzione. Piatto bello colorato. Profumi del sud. L'anduia gran prodotto che va bilanciato per ottenere quella giusta dose di grasso piccante su una base di verdure dolci. Allora, quindi vedo un carciofo cotto. Grazie Riccardo. Prego. Lo mettiamo in mezzo e vi chiedo, com'è? Allora, intanto apprezzo la scelta della pasta, perché è la prima volta forse che vediamo la pasta colorata, qui non c'è mai stata, e che a me piace molto. Sicuramente molto piccante, si sente un bel po', arriva anche dopo, però un ottimo ragù di verdure, nel senso sente molto bene la carota, il pomodoro, buono. Sì, direi una pasta che dopo una litigata con la moglie ti rimette a posto quando c'è una suocera che cucina così bene, sì. Va bene? Ci piace come critica, dai, oggi è molto familiare il commento. È molto piccante, francamente anche un po' troppo per me. Per di più le verdure che dovevano arrotondare questo sapore sono abbastanza poco presenti. Immaginavo che ci fosse una dadolata di verdure abbondante, perché questo è il tema. Detto ciò, la pasta è sfiziosa. Passiamo forse a un gusto adesso un po' più delicato, pomeridiano. Però questo è l'ordine dell'assaggio. È l'ora del tè verde, nel senso che il ragù di verdure è stato sfumato con un aroma di tè verde, quindi l'infusione che poi rimane nelle verdure. Una mezza penna, cipolla, zucchine, pomodorini, carote. Molto semplice, eh? Proprio.
Domiziana. Gusto più primaverile, più estivo, quindi un gusto sicuramente più delicato, più fresco. Mi piace molto il basilico messo sopra così fritto e non nature, diciamo non così. Non glassato. Sì, fritto. È molto buono, qui molto presente la verdura, forse di più che nel precedente piatto, effettivamente, molto buono. Diciamo che questo piatto ha centrato la mission della prova che avevi richiesto. Che era il ragù di verdura. Esatto, però devo dire è un po' insipido. Avrei gradito dentro uno zing. Tipo della ricotta stagionale. Anche dell'aglio, a sto punto lo dico io, prima di Fiammetta, anche dell'aglio, sì. Vediamo adesso Fiammetta che dice. La cosa interessante di questo piatto è l'identità tra la misura della pasta e quella della verdura. Esatto. Tocchetti analoghi e la verdura sembra appena scottata, quindi c'è come se quasi le verdure fossero state cotte separatamente, quindi sono al dente e combinano molto bene con la callosità della pasta, quindi un piatto molto piacevole, molto buono, effettivamente sul tono c'è il tè verde, quindi vuole essere così sul dolce, in questo genere è che tra l'altro era leggermente dolcificato il tè, quindi... Sì, vuole essere così ed è giusto così, quindi non dirò che ci vuole il pecorino, perché è un piatto che è stato vedi, pensato l'hai così. L'hai detto sbagliato. Votate da 1 a 5 il piatto di Domiziana. Mezza penna con ragù di verdure dolci e tè verde. Bene. E questo invece è il primo che avete assaggiato, il piatto di Nicoletta, tagliatella rossa peperoncinata, con anduia e verdure. ...14-11 per Domiziana! Però bravo entrambe, 3 punti su niente. La sportività! Dai, fate una chiamata a casa, se volete dire il risultato, noi andiamo in pubblicità, tra poco! Eccoci rientrati in studio e in famiglia anche, perché qua di famiglia si parla. Prima prova fatta, 14-11 conduce Domiziana su Nicoletta dopo una pasta ragù di verdure. Adesso cambiamo tema, scegli tu tra fegato o merluzzo? Fegato, più saporito. Più saporito, ti piace Nicoletta? E guarda come dici, ma che scegli? È il fegato l'ingrediente per la prova di creatività. Fegato, io lo adoro, fegatini, fegato, tutti i generi. Dovete ricettarlo e renderlo creativo. 30 secondi ancora per fare la spesa. Pronti? Non far quella faccia, 3 punti non so niente. Via! No, 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 prima la spesa! Ah, la spesa, giusto. La spesa, ti aiuto io. Allora, all'oro, cipollina borrettana, pepe. Di qua usciamo con pane ai cereali. No, cos'è? Peperoncino, piccante, carote, cipolla, all'oro anche di qua. Capperi, zucchero, acciughetta, aceto bianco, pane e zucchero ancora, preso tutto? Sicura? Il burro. 5, 4, 3, 2, 1. 10 minuti di tempo per voi, via! Allora, cara Nicoletta, cosa gli insegni ai tuoi bambini alla scuola materna? Elementare, materna? Materna. Materna. Sono bravi? Sono tranquilli? Sì. Non arrabbiare? No, no. No, ok. Ma io parlo molto con i bambini. Mi piace parlare con molto. Con il nostro bambino Riccardo. Mi piace perché è importante parlare con i bambini. È vero. Perché in quel modo li conosci e loro conoscono. Che poi spesso sono... Anche... Cioè, se gli parli a bambino inteso come bambino stupido, come si fa spesso... Secondo me non c'è, ma invece se li tratti da grandi no, è la cosa invece migliore. È vero, i bambini sono ti sorprendono in continuazione. Poi capiscono quando tu se li vuoi bene, capiscono. Infatti io ogni tanto mi dicono che ho le code dietro. Hai le code? Sì, perché cioè? Mi vengono appresso sempre, dove vado? E a volte, sai, insomma, può suscitare anche un po' la gelosia. Domiziana? Però sì. Questo era un messaggio in codice. No, 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 per lei. No, no, io parlo di un messaggio in codice. Esige nipotino lampo. Ce l'ha una già. Ce l'ha una. Giulia. 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 Ah, l'aceto non
È qua, qua, è qua. E poi non si può rientrare dietro. Giusto, previa suonata di campanello. Quindi, classico abbinamento del fegato con la cipolla. Sì. Non alla veneziana, però... No, cioè infarinato e un po' rosolato per formare lo spiedino senza metterlo, sai, già a crudo così, no? Quindi prima lo scotti, lo infarini... Prima lo scotto un pochino. Con sale e pepe. Sì. Farina, sale e pepe. Poi lo passi nell'olio. Poi lo passo nell'olio. E il burro a che ti serve? Il burro? Ah, per il pane. Devo fare i crostini. Ah, quindi un'altra padella usiamo. Un pochino di... E un po', però penso che poi... Quindi... Quindi è uno spiedino. È uno spiedino. Sì, uno spiedino alternato con... un bocconcino di pane, una dadolina di pane, e poi una cipollina in agrodolce, un pezzettino di fegato. E alternato così. Faccio altri due, poi faccio il pane. Ma con una perizia chirurgica tiriamo su le alicette e gli diamo una rosolata con i fegatini di pollo. Sì. Quindi hai fatto un po' di cipolla, alicetta, capperi. Allora? Come si fa la salsa toscana? È un procedimento diverso, però ci facciamo la salsa. Tu fai un patè? Sì. Ah, quindi... Da mettere sul pane il peperoncino. Ah, quindi diciamo... Più che una creatività, usiamo una ricetta tradizionale un po' rivisitata. Sì. E con la carota e l'alloro? Lo decoriamo perché facciamo le carotine attorno perché sanno bene che sono dolci, con una glassa all'aceto balsamico sopra, in modo che attenui un po' il piccante. Ma il tuo maritino, no? Sì. Ti ha mai fatto culinariamente paragoni con la mamma? Tipo no, piatto, assolutamente. No. Il sabato e la domenica andiamo a mangiare la parmigiana di mamma e poi il resto della settimana tu lo stupisci. Esatto. Bene, visto che abbiamo parlato di salsa di fegatini in Toscana, ci tengo personalmente a darvi la ricetta. Burro si fa sciogliere in casseruola a bassa temperatura e ci si fa stufare una bella cipolla bianca affettata finemente, non tritata, proprio a fette. Un pochino di brodo vegetale o brodo di carne per renderla morbida. Quando sarà completamente trasparente si aggiungono i fegatini, lasciati prima in acqua e aceto, così perdono un po' il forte. Si stracuociono appunto aggiungendo dei capperi e dell'acciughetta. Brodo vegetale ancora o brodo di carne per rendere il tutto molto cremoso perché va frullato. Il fegato è asciutto, quindi tende poi a aver bisogno di acqua e di liquidi per diventare quindi un patè. Si frulla tutto al mixer, si aggiusta di sale e di pepe e si aggiunge ancora fiocchetti di burro fuso a crudo per rendere il tutto cremoso. Si lascia riposare così e si spalma su un crostino fatto dal filoncino, insomma dalla frusta del pane, tostata o come faceva mia nonna, tostata e poi passata ancora nel brodo. Molto buono, povero e per un gusto più particolare si sfuma con il vinsanto il fegatino, sta bene con il dolce. Con questo, o un passito molto molto profumato. Ah, dimenticavo una cosa, ecco. La salvia eventualmente, esatto, nel fegatino. Okay. Sai, fegatini mangiati a Cavalbio 1000 sulla cosetta di in attesa che arrivino le pappardelle al cinghiale. Per un pranzo del 15 d'agosto. Beh, così no. Sì, anche il 15 agosto. Se c'è l'aria condizionata, io una volta l'ho fatta a casa, ho messo l'aria condizionata a palla, ho sfondato gli amici miei di matriciane, di grigia, da qualunque, e poi dice, beh ragazzi, arrivederci. Sono usciti con tutta l'aria calda. Sei simpatico, eh? Quindi... No, per far capire che è bello anche mangiare il panettone al 15 agosto. E non solo il melone. Allora, quello era un fegatino di pollo, io l'ho dato ovviamente con i fegatini di pollo la ricetta, mentre però potrebbe essere anche un fegato di manzo, un fegato di vitella. Come lo facciamo, Fiammetta? A me il fegato piace molto scottato, poi per esempio con un po' di aceto al burro nero, passato al burro nero, quindi aceto fare schiumare il burro. Non hai il burro nero in casa, Riccardo? Beh, ragazzi, chi è che non ce l'ha? No, diventa il non burro così quando tu metti con l'aceto. Ma che cos'è adesso il burro nero? Si fa il burro nocciola, non è, sai cos'è il burro nocciola? Quello delle arachidi? No. Ma
Uno, la temperatura del burro cambia anche il colore al burro, quindi si fa il burro nocciola, che si porta il burro a temperatura, quando comincia a diventare ambrato, ci si cuoce le cose e dà un gusto un po' particolare, tende anche al retrogusto amarognolo. Mm. Però mi piace molto passato in padella e poi unito alle visciole fresche, perché dà una nota acidula che sta benissimo. Io mi sono solo girato, hanno riso. Non hai una, di qualcosa, non hai una prego. Pianta di visciole in giardino, scusa. Allora, fiammetta. La crostata di visciole, allora, io conosco. Ricapitoliamo poi un attimo. Le visciole col fegato, il burro nero, francamente no. A parte, bisogna continuare a capire che Chiara è esperta di ricette moderne e veloci. Io attore, fiammetta, che no, critica la gastronomica. Tu sei un esperto. Non so le frasi. Poche fiamme, ci divertiamoci. Un esperto di cucina tradizionale romana, anche. Sì, Fiammetta è un'esperta di tutto, certo, del mondo, so, assaggia, prova e quindi ci porta le cose particolari. Certo. Tu convieni che le visciole fresche, che sono acide, acidule parecchio, non dolci, possono stare molto bene con il fegato? Anche con l'uva? Anche con prima l'uva. Prima che sia di raccolta precisa, ecco. Quando è ancora un pochino l'acino verde, un po' acidino, sta benissimo con questo tipo di carne. Chiara? Fegato? Beh. No, fegato, c'è una ricetta sola di fegato, perché non è così, non sono così utilizzati i fegati. In realtà c'è una ricetta di una scaloppa di fegato di cavallo, fatta con la cipolla di Tropea caramellata e le mele, quindi anche lì comunque con la frutta, però con la cipolla ovviamente d'abbinamento. Riccardo ha risposto guardando nel vuoto a queste due ricette. E invece io sono per il fegato anche poco cotto, tra l'altro. 50 secondi. Io fiammetta lo faccio anche cotto sotto vuoto, blocco intero. 6 ore a 54 gradi. Diventa tutto rosa, sembra un blocco di foie gras molto più soffice e si serve freddo con la cipollina rossa cruda e un fiocco di sale marino. Carino. Molto buono, sì. Ma se difficile da fare in casa, impossibile. No, ci vuole un sottovuoto e un forno che tiene la temperatura. Allora, posso? 30 secondi, Nicoletta? Sì. Mi raccomando. Dai, usa questi 15 rimasti, circa 20 secondi per impiattare. Qua stiamo facendo una... Abbiamo fatto... Ah, questo mi mancava. Cos'è? Balsamico? Sì. Ah, nel fondo di cottura poi abbiamo fatto una piccola riduzione di balsamico e zucchero. Sì. Che dà il tocco acidulo. Brava. Stop al tempo. Nico, dai, su. Vuoi le pinze? Molto bene. Golosi, molto golosi. Sai perché per la presentazione sembrano invertite i due modi di vedere la cucina di prima? Questo è lo spiedino di Nicoletta. Ha intervallato il pane tostato con la cipollina borrettana fatta in agrodolce, quindi abbinamento classico della cipolla e il fegato infarinato e scottato a sé. Profumo di alloro. La cipolla house? Sitting house. Tra l'altro entrambi hanno stracotto il fegato, cosa che piace a Riccardo. Sì. Scusa, l'ho fatto l'inferno, ma tanto. Allora, mentre assaggio anch'io. Sì. Attento al coso, che magari ti rimane incazzato. Prego, Chiara. Prego, Chiara. Allora, effettivamente dalla presentazione sembra quasi una chiave più moderna di servire il fegato, quella lì. Mi piace molto come è presentato, mi piace molto anche il gusto e l'idea di aver fatto uno spiedino, perché normalmente non si vede così. Quindi ottima idea, ben riuscita e ottimo l'abbinamento cipolla col fegato, quindi. Non posso pronunciarmi, aspetto voi. Devo dire, molto concordo con quello che ha detto Chiara Maci, molto buono e ed effettivamente è giusto, visto che sta molto bene fegato con la cipolla, metterla così. Secondo me lo spiedino è molto carino come idea, ma
il pane andava bruschettato di più, andava nettamente più bruschettato, e avrei aggiunto una nota di sapore, per esempio, dico, per dire, pucciare nella senape. Senape. Era... Sì, perché manca un filo di... Questo è il crostino di Domiziana, fatto di fegatini, di pollo, su pane al peperoncino, con una riduzione di aceto balsamico. Attenta all'alloro, che ha una fogliolina sopra. Che è impurezza. È impurezza, sì. Anzi, aspetta, dopo. Crostino di Domiziano. Anche qui, secondo me, al di là del gusto, che è sicuramente buono, e l'aceto balsamico è perfetto in abbinamento, è bella l'idea di rivisitare completamente l'idea del fegato facendo un patè, quindi facilmente anche facile da far mangiare in questo modo anche a chi non lo mangia normalmente. Quindi ottima sia l'idea sia il gusto. La carota ci sta molto bene. Un po' scomposta. No, lo sai che ho sentito? Adesso lo so che mi prendi in giro e pensi che voglio fare una battuta. No, dimmi. Il sapore del panettone. Ora, c'era io qualcosa? Tutto lo accetto, ma il panettone... Il pane c'era qualcosa... Il pane di... al peperoncino. Allora era tipo... Sì, sì. Lo zucchero un po' su un candito, una cosa molto Sicilia, questo piatto. Molto buono. Buono, è vero che ho ragione? Che il pane è dolce, c'è una cosa? Intanto a me non mi capita. Siccome una bruschetta, io avrei voluto il pane più croccante. Eh sì. Da tutti i due lati, morbido al centro, però croccante. E c'è una nota dolce molto pervasiva. E devo dirti che è originale, però non è che mi convinca del tutto. Ok, votate prima il crostino di Domiziano, fatto con fegatini di pollo. Questo? Sì. Cappero, alicetta e un finale di balsamico ridotto. Non so se noti. Su un crostino di pane al peperoncino. E questo invece è lo spiedino di Nicoletta, che ha usato un fegato scottato, alternato a cipollina, borrettana agrodolce e pane bruschettato. ...13-10 per Nicoletta, quindi pari se non sbaglio. 24 pari, eia! Eia! Vedi? Ci giochiamo le prese in giro della domenica qua. Bignè o pesce crudo per la prova di presentazione? Bignè. No. Ma certo, ma certamente. Non è detto, però. È il bignè, l'ingrediente base della prova di presentazione. Bignè, vuoti, precotti, versatili. Dovete renderli belli, non li assaggeranno, eh? Quindi una presentazione tipo per il bignè. Da questa gara qua si decreta la vincitrice, colei che potrà vantarsi tutti i sabati e le domeniche. Via! 6 minuti di tempo. È dolce? Roba dolce, Simo? Sì, perché vedo tutte cose dolci, anche se in teoria il bignè può essere salato. Appunto, fatti per però questo. Però qua è tutto dolce, abbiamo panna, crema. Puoi ordinare se vuoi, come lo vuoi? Dolce. Dolce, bene. Come lo fai? Ripieno di panna. Buona. Fuori anche panna. Panna. Però tutta colorata. Tanti colori. Tutta colorata. Sì. Quindi non glielo facciamo un regalino, non glielo diamo un allievo in più a scuola, presto. Sì. Dai, sì. Sì, se lo merita. Ti posso far vedere una cosa che ti aiuterà nella vita? Dimmi. Guarda, se fai così, fai uscire tutta l'aria, no? Poi ti arrotoli questo così e con il palmo, premendo con le dita, ti esce in maniera più omogenea. Lo faccio vedere anche a te? Non te ne frega niente? Ho fatto il giusto. Fai tutto giusto, Nicoletta. Perché io copio, no? Allora, fai così e giusto. Poi fai questo, guarda. Metti qua, questo te lo giri intorno. E poi premendo con la mano ti esce in maniera più omogenea. Allora, lei fa l'insegnante. Tu che fai?
Io lavoro nello studio con mio padre e i miei fratelli. Tutti avvocati. Oh, cavolo. Ce l'hai attufato? Sì, volevo. La crema. Qui, puoi prendere anche un cucchiaio se vuoi. Ecco, bravo. Esatto. Quindi tutti avvocati? Sì, sì. Ai, ai, ai. Tranne due. Vabbè, dopo lasciami il numero di telefono, non si sa mai. Allora, il bignè farcito è un po' un classico, però rendiamoli divertenti a sorpresa. Quindi fate una crema pasticcera con 4 tuorli d'uovo, mezzo litro di latte, 125 g di zucchero e 50 g di farina. Si fa scaldare il latte, si versa sui tuorli lavorati con lo zucchero e la farina e si riporta sul fuoco poi per addensarla. A quella crema divisa in 3 bacinelle aggiungete ad una del cioccolato fondente e ad una la pasta di nocciole. Da freddo farcite i bignè. Saranno tutti diversi come farcitura, ma tutti uguali all'esterno, quindi infilzati in piccoli spiedini un po' miscelati come farcitura, spolverati di zucchero a velo, sarà una piccola brochetta, ovvero spiedino, con bignè farcito a sorpresa. Queste sono proprio le cose che io farei fare ai bambini a scuola, sai? Sì. Metterei un'ora di ricreativa di cucina, tra virgolette, per avvicinarli. Così ne li facciamo. Sì? A scuola, sì. Facciamo impastare, facciamo le pizzette. Le chiacchiere per Natale. Ma veramente la scuola materna ora dell'infanzia ora è stata un po' rivalutata. Prima era un po' la Cenerentola delle scuole. È vero. Ma sai che non era apprezzata proprio. Vuoi, insomma, ora c'è più preparazione, penso, Una volta Erano un po' più improvvisate. Sì, Adesso le tue invece c'è gente che, insomma, più con tutto il rispetto, insomma, prima anche le casalinghe con un diplomino così preso, capito, riuscivano a fare. Ma vi fanno dei corsi di formazione anche o di aggiornamento? Io ho fatto il magistrale, sono laureata, insomma, c'è una cultura che ci vuole, non è che dico che per carità, perché poi se uno ha la buona volontà può imparare di tutto, Io ci vedrei Riccardo a darti una mano a scuola. Me lo immagino. Beh, una cosa che ci dispiace non avere uomini insegnanti di scuola dell'infanzia. Infatti anche alle elementari i maestri quasi sono scomparsi. Siamo tutte donne. Ma di moda la cucina, si buttano più su quella adesso. Sai che ho trovato delle foto di quando ero piccolo, caro Riccardo, all'asilo, che facevo le torte con la sabbia. Ma dai. I pinoli, i sassini. Ah, secondo me da piccolo i miei genitori hanno avuto un po' di dubbi su di me. Però poi l'ha visto questa cosa, si è sfogata in arte culinaria. Beh, guarda, all'asilo mi ricordo che facevo solo una cosa, il rotolino. Cos'è il rotolino? Il rotolino la plastilina. No. Io lo facevo con la stella filante. Cioè, sai, coriandoli lunghi? Ah, sì. Lo prendevi, facevi piccolo così e poi lo facevi diventare grosso così. Lo incollavi con la lingua e cominciavi sempre più grosso così. Poi sempre più grosso così e poi era uno faceva. Signora maestra, lo vede, rugiati? Mi ha rotto il rotolino. Guarda, forse era meglio la torta di sabbia, guarda. Quanti bignè riusciresti a mangiare in un giorno? Pensa, ti frego, a me piacciono molto, ti devo dire la verità, quelli fritti, quelli di San Giuseppe. Ah, un'altra cosa, Riccardo. Sì, a me hai detto bignè, io ho aggiunto di San Giuseppe. Una volta dico una cosa in più non va bene. Se a me devo dire burro nero e io ho bignè, di San Giuseppe non va bene. La zeppola. No, noi a Roma li chiamiamo bignè di San Giuseppe, vengono venduti solo il 19 marzo. Sì, capito? Te li mangi così. 100, una cartata. Sono zeppole. È un'altra roba. Quella è un'altra cosa, piccoli. Allora, così. Vabbè, non tra. I San Giuseppe sono enormi, capito? Pieni di crema, buoni. Allora, dimmi. Prendiamo un bignè vuoto fatto di pasta choux. Quanto è grande? Così. Lo farciamo con una crema nocciola. La castagnola. 10 secondi. 9. 8. 7. 5, 8 e stop. 1, stop. No, stai dall'altra parte. Basta. Sorrentina come preparazione. Quella con le candeline. Si vede che avete a che fare con i bambini. Ti tocca, fra un po'. Ti tocca. Sono pesante. Aiuto.
Conconi, se hai capito in 5 minuti che sto a sentir te cosa ti combinano? Vedi? Pubblicità, torniamo e vediamo chi vince. Benvenuti a Fuochi e Fiamme, bentornati in studio. Belli, siete state brave. Suocera e nuora, 24 a 24, ultima prova, il bignè. Di San Giuseppe. No, no, il bignè, e questo è il bignè di Nicoletta. Ma che carino, così primaverile, no? Con questo colorino di crema gialla e questi piccoli fiori. Sì, è adatto ai bambini, però no, devo no, dire... No. Perché è passato nel limoncello. Non vorrei che i bambini poi stanchi perché stanno buoni all'asilo. Sono tutti imbriati. Ma volevo dire anche ai grandi. Ok. Ecco. Comunque è molto carino e molto fantasioso. Stanno anche molto bene queste due foglie. È una cosa fresca, deliziosa. A me sembra un po' pasquale più che... Lo stavo dicendo. Ma l'hai tolto proprio di bocca questa frase. Ti dico che questi bignè mi sembrano un chiaro messaggio. Sì, è vero. Torna a casa, sta casa aspetta a te. Mi sembra proprio con i fiorellini, le cose. Ti ricordi quando eri piccino? No, secondo me erano ti più quando... Quindi, battesimali. Fatto sta che comunque che tutta questa neige che sta qui sopra, per una volta ti posso dire, ci sta bene. L'avete fatto felice. Bene. Chiara Maci. Lo sai cos'è quella nera, vero Riccardo? Vaniglia. Sì, lo so, vaniglia, penso per una volta lo so. No, a me sembravano da vederle invece delle mini delizie al limone, quindi sempre in tema sorrentino, diciamo così. Quindi un dolce che secondo me si presta anche benissimo all'estate, perché comunque non sembra neanche pesante, sembra un dolce comunque leggero, bellissimi colori, la scelta dei colori, tutti molto pastello, diciamo così, e tutto splendido, anche le foglie e la bacca di vaniglia. Sembra una farfalla. Mm. Devo che dirti vola che, sui fiorellini. Bello. Devo dirti che quella cosa lì che è vaniglia lo so solo da chef per un giorno. Allora, qua invece abbiamo fatto un finto gelato quasi. Gelato? Fa gelato questo. Gelato dei puffi, nel senso che, voglio dire, questo rosa impressionante e questo verde che sarebbe un pistacchio, che pistacchio sì, non è, luna. Sembra gelato dei puffi, trovo molto delizioso e molto spiritoso, insomma, un gioco. Riccardo adesso, che è esperto di canzoni, di cartoni animati, ci darà un saggio della sigla dei puffi. No, penso non mi seguivo, ero già grande, sai? Allora, ti devo dire che qua noto una cosa molto bella, e cioè la perfetta scelta del piatto con il contrasto del nero e il verde che in realtà richiama poi i colori del... Che pittore potrebbe essere questo? Beh, questo così è... Warhol. Andy Warhol, sì, beh, sì, è vero. Sì, sì, dai, diviso a quattro così. Sì, sì, sì. Dai. Perché no, giusto. Sfiammetta, io... Devo trovare una donna come te. Allora, non mi sopporta. Senatore, devo fare i tuoi. Concordo sulla scelta del piatto, che è assolutamente giusta. A me questo sembra più infantile dell'altro come piatto. Molto bello, divertente. Questo lo vedo più adatto a dei bambini. Sarà per i colori ovviamente molto accesi. Però è estremamente curato anche questo. Divertente, carino. Anche questa granella qui colorata sta molto bene. E, niente, molto bello. Bene. Allora, prima la versione limonata del bignè, quella di Nicoletta. E adesso la versione gelata di Domiziana. Come ti è venuto il nome Domiziana? Cioè, non come ti è venuto, da dove deriva? Ti è venuto. Non lo so, c'è un re domiziano. C'è? Un re domiziano di Roma. Attenzione! Attenzione! Ma... Cosa succede domenica? Vi dividete il kit di Cuochi e Fiamme, 12 pari! Accidenti! È finito a pari! Capito! Quindi, prepara la parmigiana, pulisci casa
e domenica vi dividete il kit. Venite con me, dai, su che ce li mangiamo sti bignè. Voi siete con noi, dal bignè all'antipasto, e Riccardo Rossi sa sempre la perla per voi. Ciao! Bravi! Di divide adesso il kit di cuochi in fiamme in due, ve ne farete una ragione? Sì, diciamo a lei così cucina pure. Ah, vedi subito, ecco, così la cianfrusaglia dentro meno casa, meno dentro casa, capito? Regalo, grazie. Buona, ci sarà crema domani, 4 ore.